Buongiorno, siamo tornati a Giustagnana perché Maurizio Santini, che vive qui a Giustagnana e adesso sta facendo la ripresa video, ci ha chiamato perché ci sono altri tavolieri incisi qui proprio nel paese e lui voleva documentarli e noi siamo venuti perché siamo molto contenti comunque di questa cosa. Ecco, qui sulla terrazza, diciamo, di questa abitazione vicino all'ingresso c'è una panchina di marmo che è stata rifatta naturalmente, ma ci sono due tavolieri che sono stati applicati proprio sulla parte dove della seduta. C'è un classico filetto, alcune incisioni e una campana molto bella, tra l'altro, che noi abbiamo bagnato adesso. Maurizio, avvicinati così li facciamo vedere. Il filetto si vede molto bene. Questo un pochino meno, questa campana, però come vediamo, questo è il quadrato principale grande e poi c'è inserito quello più piccolo che è appunto il classico gioco della campana e questa è la parte, mi dicevi Maurizio, Il cielo. il cielo della campana, questa parte più piccola. Ora torniamo alla vecchia scuola elementare qui di Giustagnana perché ne abbiamo scoperti in mezzo, ce ne sono cinque che si vedono molto bene, uno poi è molto consumato, ma altri due che sono stati spezzati, ma sono rimasti nella pavimentazione, perché una parte di questa piazzetta della scuola è stata ricostruita e quindi loro hanno spezzato le pietre dove c'erano i tavolieri, ma si vede ancora una parte di questi, quindi invece che cinque sono sette. E poi ce n'è un altro su una soglia, sempre qui all'interno del paese. Allora, seguiteci così ve li facciamo vedere tutti, quelli che abbiamo scoperto comunque. Siamo tornati alla vecchia scuola elementare di Giustagnana per farvi rivedere tutti i tavolieri che sono incisi su questa specie di piazzetta. La parte più vecchia è questa qui alle mie spalle. Questa è stata ricostruita e come vi dicevamo, alcuni sono stati spezzati, due, però si vede comunque l'incisione, il contorno. Allora, iniziamo dal primo. Questo, che è una specie di filetto, si vede male perché è scuro, perché è molto sporco, però si vede. Poi in mezzo ai filetti ci sono anche, in mezzo ai tavolieri, ci sono anche alcune scritte. Questo è una specie di griglia, sembra una scacchiera. C'è altro questo qui, molto bello, c'è anche una data, 1920, con delle iniziali. Qui ci sono altre iniziali con la data, nomi. Un'altra campana come quella che abbiamo visto prima, col cielo più piccolo. Questo è molto consumato perché è sulla soglia d'ingresso. Qui ci sono altre scritte, altre date, qui c'è un'altra data, 1920 con le iniziali, e poi c'è, adesso lo vedo bene, guarda, si vede una specie, è un bambino, sì, È un bambino. inciso, Maurizio? Sì, Queste sono le gambe, le gambe, il carino, questo non corpo. l'avevamo visto. No. E qui c'è una parte di tavoliere che purtroppo è stato spezzato. Ci sono altre iniziali, questo non si capisce bene che tipo di disegno sia. Qui c'è anche una specie di coppellina, sembra che si è riempita d'acqua. Qui altri segni. Purtroppo queste pietre, queste lastre sono state spezzate e questa è un altro pezzo, diciamo, di campana probabilmente, la parte più piccola. Ecco,
Perché noi ci siamo interessati a questi tavolieri? Intanto dobbiamo dire che Sergio Marchi ne ha fatto uno studio molto approfondito e ne ha censiti più di 500 tra la Liguria e la Toscana. Ma sono simboli che arrivano da lontano. Questi non sono giochi, adesso sono giochi, ma nell'antichità erano dei disegni simbolici incisi in verticale sui templi egizi, all'interno di questi templi egizi. Poi si sono trasformati in giochi che adesso arrivano fino a noi, diciamo dall'antico Egitto e anche comunque da altri paesi dell'antichità, che comunque sono andati indietro nei secoli, sono molto antichi. E diciamo, da giochi dell'antichità sono arrivati fino a noi, sono arrivati a noi e noi li incidiamo sopra le soglie delle abitazioni, nelle piazzette, davanti alle scuole come questa, che è una scuola elementare, chiaro, i bambini giocavano su queste pavimentazioni. E alla fine poi li abbiamo trasformati in gioco da tavolo, che ancora oggi, insomma, comunque noi ci divertiamo a giocare, diciamo, con questi giochi di legno oppure anche in altri materiali. Ecco, però ricordiamoci che questi sono simboli che vengono da molto lontano e sono veramente molto antichi. Adesso vi facciamo vedere un altro tavoliere che è inciso su una soglia sempre di un'abitazione più avanti. Ecco, questo è un altro tavoliere inciso sulla soglia di questa abitazione. È una campana anche questa, molto bella. E questa si vede bene. Poi, se non sbaglio, mi sembra di vedere anche delle iniziali, perché comunque in genere ce le facevano accanto. Ecco, questa è molto bella. Oltre a questa, Maurizio ci ha segnalato che ce n'è un altro di questi tavolieri incisi, però purtroppo non lo possiamo vedere oggi perché i proprietari non ci sono, la casa è chiusa, è proprio sulla scala che porta, diciamo, all'interno dell'abitazione, quindi aspetteremo di filmarlo e riprenderlo quando ci saranno i proprietari. Certo, non possiamo entrare in una proprietà privata, quindi. Per adesso, insomma, vi abbiamo fatto vedere che c'è proprio una concentrazione di queste incisioni a Giustagnana. Noi abbiamo girato tutti i borghi dell'Alta Versilia, ma ne abbiamo trovati pochissimi, uno a Pruno, un altro a Volegno, però sono singoli, cioè, giusto, ecco, uno sopra, diciamo, le soglie, a meno che non siano poi nascosti all'interno delle abitazioni oppure nei cortili dove non si può entrare. In genere una concentrazione come qui a Giustagnana non l'abbiamo trovata comunque in nessun altro paese. E quindi questa è comunque una caratteristica di questo piccolo borgo, perché bene o male non è molto grande Giustagnana. Ma in realtà ci sono molte pietre incise che raccontano una storia. Vi salutiamo da Giustagnana, Pangea Project, con Maurizio Santini. A presto!